la mia macchina sembra un cavallo imbizzarrito, ci sono le buche, non so nemmeno se si sente, probabilmente adesso venga. Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Io in questa splendida domenica mattina, c'è qualche nuvoletta in giro, però c'è una bella temperatura, si sta benissimo, e questa mattina ho intenzione di continuare il discorso che ho cominciato nel vlog precedente, parlandovi un po' degli youtuber che mi hanno ispirato ad arrivare allo sviluppo di questi vlog. La volta scorsa vi ho parlato di Corduroy Paco, possiamo definirlo la persona che mi ha ispirato soprattutto alla location dei vlog, e questa volta invece vi parlerò della persona che più di ogni altra invece mi ha ispirato, proprio mi ha dato l'idea di cominciare a realizzare questi videolog, questi vlog, e di dare maggior vita a questo canale YouTube. E questa persona è un youtuber canadese di origini italiane, molto simpatico, veramente molto solare. Questo ragazzo si chiama Matthew Santoro, vive in Canada, e nel suo canale, vi metterò le informazioni sul suo canale nella descrizione, nel suo canale ogni settimana, una volta alla settimana, nello specifico ogni sabato, pubblica un filmato molto divertente su 10 cose che un po' stupiscono. Per esempio, quello che ha pubblicato giusto ieri, che è 10 droghe di cui non avete mai sentito nominare. È un filmato che ho trovato molto divertente, molto ispirante, è stato uno dei primi che ho visto quando ho conosciuto il suo canale, e che vi metto il link anche di questo filmato nella descrizione di questo video. È intitolato «Le 10 differenze tra gli americani e i canadesi», ed elenca le 10 cose che molti non sanno sulle differenze che ci sono tra l'America e il Canada. Molte, lo ammetto, non le sapevo neanche io, tra cui una, che è la decima, che non ve l'anticipo, ma è veramente, ha ragione lui quando dice «Ok, lo so, questa è una cosa che vi fa scoppiare la mente», e guardate quel filmato perché merita tantissimo. È uno youtuber che parla in lingua inglese, ve l'ho detto all'inizio, vi parlerò soprattutto degli youtuber che seguo, che sono youtuber stranieri. Io non seguo tantissimi canali italiani, ne seguo qualcuno, seguo anche qualche canale famoso, ma ho trovato molto divertenti, molto simpatici, molto interessanti moltissimi canali stranieri, per cui innanzitutto vi parlerò di questi canali. E Matthew Santoro, ritornando a parlare di questo youtuber, è stato un'ispirazione non solo per il fatto che è una persona molto simpatica, molto solare, vedrete nei suoi filmati sorride spesso, e Matthew, tra l'altro, ha una particolarità: proprio pochi giorni fa il suo canale, credo 3-4 giorni fa, forse anche meno, il suo canale ha raggiunto il traguardo dei 250.000 iscritti, no? E quindi uno si aspetta che uno youtuber che ha 250.000 iscritti sia, magari possa anche dire ok, sono famoso, non ho bisogno di tenere la cura dei miei fan. E invece lui, nonostante 250.000 iscritti, nonostante molte visualizzazioni dei suoi filmati, nonostante tanti commenti su YouTube, tanti commenti che arrivano su Twitter, le tante email che riceve, lui cerca di seguire un po' tutti quanti, cerca di essere presente, di non sollevarsi al di sopra dei fan. E vi racconto questo piccolo aneddoto: quando io ho cominciato questo progetto dei vlog, quindi quando stavo già pubblicando il primo filmato, il primo vlog, io gli ho mandato un messaggio, una semplice email, tanto per dirgli che le strade splendide, scusate, in questi momenti la mia macchina sembra veramente un toro scatenato, qualche altra buca, ecco. E dicevo, gli ho mandato un'email dicendogli, sai, sei stata la mia ispirazione, sei una persona molto simpatica e per questo, insomma, io ho deciso di dare nuova vita al mio canale YouTube e quindi sarò in questa situazione, sto pubblicando questi video, eccetera. E quello che ha fatto lui è una cosa che veramente è giunta come inaspettata. Lui mi ha risposto, praticamente considerando il fuso orario, gli ho mandato il messaggio che in Canada era piena notte, e lui mi ha risposto praticamente appena si è fatta mattina in Canada,
e mi ha risposto con un messaggio molto simpatico, molto gentile, ringraziandomi, perché dice: grazie per le tue belle parole, per avermi detto che sono stato io un'ispirazione. È una cosa che veramente mi ha dato una grandissima soddisfazione, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, una cosa veramente inaspettata, non me l'aspettavo. C'è che uno youtuber che ha un canale con 20 iscritti e 2 filmati riceva una... diciamo, dei complimenti da uno youtuber con 250.000 iscritti. È una cosa che mi ha lasciato, mi ha colpito veramente molto positivamente. Matthew, do you hear me? Thank you very much, I like you. E vi consiglio quindi di iscrivervi al suo canale, vi metto il link in descrizione. E dopodiché mi auguro che vi sia piaciuto anche questo mio vlog, quindi vi invito a diffondere, per così dire, il verbo, condividete, fate pollice in alto, thumbs up, come dice un caro youtuber di cui vi parlerò più avanti, condividete il filmato, diffondete, parlatene con i vostri amici e iscrivetevi anche al mio canale se vi va. Grazie, ciao a tutti!